raga, sono qua pronti alla casa del al garage del pulito. Il pulito, come lo volete chiamare. Stiamo entrando in missione. Ehi, c'è un arco. Questo è il garage. Fate un cenno se vedete l'auto di pulito. Quello è un uomo. Vai in inferno, mi ha fatto pagare un colpo. Ok, calma. Attenzione, una torretta. Ok, mi muovo. Lo faccio io. Ma puoi andare. Posizione. Occhi sul bersaglio. È una cosa stealth, ma potremmo fare anche del bordello, tipo come farò tra due minuti. Stai indietro, ti obbligheranno a farlo. Io ti ammazzo. Ok, bersagli, abbiamo civili nell'area. Un bel troppo punto di vista. Cazzo. Come sono io? Eccola, vedo l'auto di pulito. Ah! Si tratta bene il ragazzino! Apro il fuoco sui bastardi. E gliela rompo. Io che gliela rompo. Gliela apro, gliela... Io ci invelo qui la sporco, sai? Io la distruggo. Guardate! Ho voglia rompo in due, raga. C'è anche un preservativo nel cruscotto. Anzi, due preservativi. Senza dubbio è la macchina di Yuri e Polito. Anche con i preservativi di serie è pur sempre una gran macchina. Non l'ho mai capito lo sforzo dei narcos. Ti compri una macchina costosa, ci metti i cerchi cromati e poi la guidi nelle stesse cittadine polverose di prima. Di che è il tuo sogno possedere un'auto del genere? Macchina di lusso, abito elegante, solita strada, che senso ha? Aria condizionata. E io faccio fuori. Video ammortizzato, certo. Bollino giallo, certo. Bollino rosso, certo. Ordino l'ingaggio chiunque vedi, certo. Ricevuto. Raga, ho il bollino rosso tutta la vita, solito. Beh, io non sognerei di avere una macchina così nelle condizioni in cui è adesso. Ok, ora tocca a Bowman e all'ISA. Controlleranno il GPS dell'auto per capire dove posso non nascondersi Yuri e Polito. E noi intanto. La ribellione di Pak Katari è a un passo dalla sconfitta. Se l'aiutiamo a risollevarsi in futuro potremo contare sul suo supporto. Vai, andiamo con sta macchina allora. Lasciate le cinture. Ti raggiungo. Andiamo a pigliare il convoglio del Santa Bianca. Con la macchina distrutta. Povero Polito. Madonna! Raga, sta macchina sbanda un botto. La mappa poi è enorme. Guardate. Va bene, non ce ne frega nulla ora. Sì, va bene. Volevo farle vedere la mappa. Guardate quanto è grande. Zitto.
È enorme. Cioè, è enorme. Il Santa Blanca va sconfitto. Poi con una macchina sportiva. Le parole, signore. Come lo fermo un convoglio? Guardi, andiamo avanti. Guarda il convoglio! Come fa? Fuoco! D'accordo. Che bella mira, cara. Sono il polito! Poi metto avanti. E iniziamo ad ammazzarli tutti. Dai, che spichiliamo. Occhio al furgone, ci serve il suo carico. Sì, è per facile, no? Raga, è facilissimo piare il carico di un furgone, guardate. Io corro in quarta. Vado in quarta. Aspetta che gli do degli ordini. Direi che abbiamo finito. Ci siete? Aprite il fuoco. Roger. Davanti aprite il fuoco, deficienti. Vai, fuoco, fuoco! Fuocato! Cristo, lo dovrei dire io! Con la vostra... Che state sparando? Gli state sparando i petardi? Vai! Si sento meglio che prima questi, oh! Levate dalle palle, se va a fare! Tu vai dove dico io! Tu vai dove dico io! Ah. Uscite! Passiamo dove abbiamo iniziato la partita! Liberazione! Tomelo Marco! Obiettivo conquistato, andiamocene. Poi diamo le coordinate dell'attrezzatura ai ribelli. Esplodi. Bam, aia. Andiamocene, dai. Dai. Eccoci, siamo alla prossima missione, che bello. I convogli li abbiamo già visti, abbiamo capito che li abbiamo distrutti. Salite. Cinesi. Io me ne vado senza. Sono saliti al volo, incredibile. Al mio via, fuoco! Roger. Vabbè, dai, lasciamo le vite, l'ultimo del fuoco. Voglio. Buck, qui Nomad. Abbiamo preso il convoglio. Grazie. La mia gente farà buon uso di quei. Aspetta. Fornienti. I miei uomini stanno cercando la Yurie del Polito, ma nel frattempo c'è un'altra cosa che potreste fare per noi. Ho preparato un discorso per il popolo boliviano. Una chiamata alle armi che trasmetteremo da Itaqua. Il Santa Blanca manderà delle truppe a fermarla non appena sentirà la trasmissione. E questo è il mio problema. Mi serve qualcuno di affidabile che trovi un trasmettitore e lo protegga fino alla fine della trasmissione. Io. Ok, Katari, ci pensiamo noi. Fatemi vedere,
qua ce n'è abbastanza. Dobbiamo riuscire a trovare delle informazioni. Ci stiamo andando. Occhio, presenza. Granata. C'è un sicario con una minigun. Una minigun? Una minigun? Bella la minigun. Poi pure io raffreddato con me a dire minigun. È stupendo minigun. Minigun. C'è un sicario vicino alle rovine. Operazioni belle. Abbiamo l'indirizzo di una stazione di rete del cartello. Andiamo. Te la tua minigun. Non me la fatto io la minigun. Se può portarci da Yuri e Polito ne vale la pena. Facciamolo. Va all'inferno insieme alla minigun del tuo amico. Ok, a posto. Minigun. Dammi la minigun. Sì, è proprio una minigun questa, frate. Sicuramente. Questo mi prende un mitragliere di F. Beh, poi a te. Meglio non provarlo. Mai più, mai più, mai più. Mai più, mai più, mai più. Diventerà un meme. Minigun. Qui abbiamo finito. Andiamo, dai, raga. No, tanto salite al volo voi. Veloci? Vero? Andiamo. Andiamo. Verso il confine della prossima regione, raga. La ribellione di Pak Katari è a un passo dalla sconfitta. Se la aiutiamo a risollevarsi in futuro potremo contare sul suo supporto. Perché non sta venendo? Allora. No, sulla montagna. Siete fuoco, 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 ricevuto. Se volete uccidetemi. Bravi, 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 vai, vai, minigun! Ah, che forte quella minigun! Occhio a come vi muovete, sanno che qualcosa non va. Sì, notano pure che qualcosa non va, dai. Ma mo, appena vediamo qualcuno, noi... Ah, ma ho levato l'ordine assalto, rimettici tutto l'ordine assalto. Metto le luci, spengo la radio. Se ne avvicino qualcuno questo li massacra, vi avverto. Oh! Fuoco! Ricevuto. Da notare che appena ho detto ordine assalto si è aperto il coso davanti. Molto integra questa auto. Ci siete? Fuoco, fuoco, fuoco! Spate fuoco! Cos'era quella? Oh madonna! Fuoco! Mi raccomando, eh! Fermiamo un attimo l'assalto. Levati in mezzo. Fermiamo l'assalto, no? Arriviamo qua.
chiunque vedete di sospetto. Ci siete? Aprite il fuoco. Aiuta a farmi. Saltate. Vai. Mi sa che non c'è più. Ma è un'impressione. Prepariamoci. Il cartello attaccherà senza pietà. Un attimo. Vai. Di arrivare. Ah. Guardate avanti. L'emettitore sta subendo molti danni. Guardate. L'emettitore non ce la fa più. Senti, c'è interissimo. Distruggi fra qualche secondo. L'emettitore sta subendo troppi colpi. Sì, stai tranquillo. Ok. No! No, raga! Ah, ok, trofeo, riprendiamo dalla fine della missione, sì, godo come un riccio. Fine. Da poche uglie. Vediamo cosa possono fare i ribelli per noi e poi chiudiamo la puntata. E siamo già a 3 puntate di questa bellissima serie di Ghost Recon Wildland. Sto amando il gioco, a dirvi la verità. Beh, a volte succede che potrei morire, perché è la prima volta che ci gioco. Non ho mai giocato a un gioco di questa serie. Ma mi sa che lo rifarò. Tutta la Bolivia ha sentito il mio discorso. È solo questione di tempo prima che il popolo si unisca alla nostra causa. Viva la rivoluzione! È un piacere aiutarvi. Ora, cosa ci dite su Yuri e Polito? Non ancora, temo. Quei due coprono bene le loro tracce. Ma i miei ci stanno lavorando. Presto sapremo qualcosa. Nel frattempo, i miei fratelli rivoluzionari a Itaqua sono pronti ad aiutarvi, se serve. Chiamate e verranno. Lo terrò presente. Anche no. Grazie. Buoni, veramente buono. Tuo padre, forse ho qualcuno che può informarmi su Yuri e Polito. Come si chiama? Johnny lo stecchino? Uno dei miei tenenti è riuscito a sfuggire. È scappato in un villaggio chiamato Kunta. Invece di dare il mio uomo al cartello, gli abitanti l'hanno nascosto. Un vero atto di coraggio. In risposta, il Santa Blanca ha raso al suolo tutte le case e ha giustiziato gli abitanti. Tengono ancora in vita il mio tenente. Probabilmente per ucciderlo in modo ancora più doloroso. Capito. Stiamo andando a Kunta. Li troveremo. Ragazzi, li dobbiamo trovare.
Quant'è? Quant'è? Ecco. Che cazzo? Salvatelo dal cartello e scoprite quello che sa. Scendi, veloce, corriamo, veloce. Mi si è spiattellato il cervello molto probabilmente quel povero ragazzo. Guardali. Arriva le tiagne. Raggiungo la posizione. Mi sposto in posizione. Veloce. Bersaglio acquisito. In attesa. Ingaggio. Bravo, l'ho ucciso. Le forze dell'unità attaccano i ribelli. Che facciamo? Shit. Cazzo, sembra che l'unità sia attiva nell'area. No. Vedere com'è sto K47. Bello la capino. Devo marcare le risorse. Marchiamo piccolo i rifornimenti, così i ribelli li verranno a prendere. Pare che abbiamo marcato tutto. Mi spiace per questi, però non possiamo farci nulla. Andiamo avanti, dai. Dovevo fare un po' più stealth. Oh, ora sono riuscita a riprendere l'arma. Andiamo. Non lì, magari. Oltre sotto la roba, però noi tanto abbiamo capito che loro si tipizzano da noi, vedete, ecco qua. Quindi ordiniamo subito il fuoco perché c'è una macchina c'è una macchina bastarda davanti a noi. Allora, ci mangio io. Tieni premuto. Sta scappando. Dov'è? Sali, veloce, veloce. Ok, eccomi. Ci siete? Fuoco, fuoco, fuoco. Allora, il gioco a voi come, cioè, vi sta piacendo? A me, secondo me, ha un comparto tecnico meglio di Far Cry, o comunque molto simile a quello di Far Cry 4 e 5. Altri sicari in arrivo. La storia, sapete che vi dico, è molto simile a quella di Far Cry. Però mi piace. Mi piace. Fate caso che siamo solo alla sesta missione, eh. Non possiamo dare un giudizio alla storia sulla sesta missione. Però mi sa che porterò sia Ghost of Tsushima che questo gioco qua assieme, proprio un giorno questo, un altro Ghost of Tsushima, perché non mi sento di lasciare questo gioco per prendere Ghost of Tsushima e iniziare questo gioco quando ormai magari ne è uscito anche un altro. E io devo ancora fare Modern Warfare 3, ve lo ricordo, devo fare Call of Duty Ghost, devo fare Assassin's Creed Valhalla appena uscirà, il nuovo Call of Duty devo fare. Ci siete? Quindi ricevuto. Questo gioco lo porterò insieme a Ghost of Tsushima, perché probabilmente un po' di voi magari preferiranno questa Ghost of Tsushima, altri di voi preferiranno Ghost of Tsushima questo. Per farvi contenti tutti li porto tutti e due. Mamma mia, come sto guidando? Guardate. Poi c'è la gente che si mette in mezzo. Sembra che Kulta stia ancora bruciando. Occhio alla ribelle prigioniera. Oh! Ho una linea di tiro. Massacrato. Thank you.
Chiunque vedete, eh. Oh, ragazzi, ma andate a cazzo duro. Veloci. Contatto, nella chiesa. Ah, ah, ah! Muori. Va tutto bene? Cosa vuoi da me? Yuri e Polito, quelli che ti hanno torturato. Siamo qui per fargliela pagare cara. Dici dove ti hanno portato. Non lontano, credo. Non ricordo molto. C'era silenzio. Da qualche parte in campagna. C'era un odore come di vecchia pelliccia. Non so. Mi dispiace. Bene. Almeno sono vicini. Gracias. Oh! Nomad, finalmente abbiamo trovato Yuri e Polito. Ok. L'ISA ha incrociato i dati del GPS dell'auto con la descrizione del prigioniero. Sono in un capanno di caccia. Pare che conducano lì i loro interrogatori potenziali. Vabbè, ci vediamo al prossimo episodio dove prenderemo sia Yuri che Polito.